Ora che tutto è compiuto, l'ultimo atto che mi resta è attestare le vicende straordinarie nelle quali nostro Signore ha voluto io avessi parte, e rendere alla Chiesa universale e al mondo la luminosa testimonianza di fede di Fra Felice, sia per l'amor di Dio. Spingi, manda poco, forza, con l'arcangelo, forza, spingi. Guarda, è proprio un bel fratellino. Sì, è veramente un bel fratellino. Oddio mio, che peggio che sì. Se ti poteva vedere tuo padre. Ce l'ho qui davanti, il viso suo, fiero di te. È proprio bello, donna Arcangelo. Che peggio. Sì, grazie. Grazie. Portatelo a battezzare. Subito. Che è successo? Perché Dio? Subito. Sì. Il suo nome. Il suo nome. E Filippo Giacomo. Frate, accompagnatemi in chiesa. C'è il micchio? Sì. Padre, affido alle vostre mani questo bambino. Come lo avete chiamato? Filippo Giacomo. Filippo Giacomo, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Anima mia. Tu sei una creatura di Dio e sei stato battezzato lo stesso giorno che sei nato. Filippo, nella vita non devi fare mai distinzioni tra le persone, perché siamo tutte creature di Dio e tu devi essere misericordioso e rispettoso di tutti, dei poveri e magari dei ricchi. Sì, mamma. E ora va a corchete, che si è fatto tardi, i tuoi fratelli già dormono. Buonanotte. Vieni qua. Tu santo e benedetto figlio. Dai, che è tardi, sei pronto che andiamo al convento? Sono pronta, andiamo. Sono Filippo Giacomo, apritemi! Frate Orlando! Ehi, Filippuccio, puntuale come ogni mattina, eh? Entrate, andiamo a pregare. Figlio mio, abbiamo da mangiare poco e ci è stato dato dai benefattori che dovevano risanare
i debiti con vostro padre. Ma anche se è poco, ringraziamo lo stesso il Signore per quello che ci dà. Padre, Figlio e Spirito Santo, vi ringraziamo per il cibo che ci date. Gesù, Giuseppe e Maria, proteggete sempre i miei figli e l'anima mia. Amen. Madre, io domani andrò a cercare lavoro, così possiamo fare qualcosa di più. Che bravo figlio Cassino. Ho figli d'oro. Tuo fratello non può travagliare, perché è malato. Non vi preoccupate, lavorerò io per lui. Ma pregherò la Madonna per farlo guarire. Anima mia. Oh, buongiorno, donna Sara, come va? Vi vedo di premura. Buongiorno, donna Carlotta. Ma no, che premura. Cerco di accontentare questi capricciosi che vogliono sempre giocare e vedere cose nuove. Ma no, lo sapete, i ragazzini sono tutti così. Ma sapete che vi dico? A Nicosia mi hanno detto che fanno una bella fiera dove c'è di tutto. Animali, giochi, cantastorie. Quello che fa per voi e anche per noi, donna Sara. Vi prego, madre, portateci alla fiera. Sì, madre, portateci alla fiera, per favore. Calmi, calmi, ci andremo. E poi, se donna Carlotta ve l'ha promesso? Allora, preparatevi, uno di questi giorni si va. Arrivederci, donna Carlotta, vi aspettiamo. Arrivederci, donna Sara. Che dici? Io lo togliamo in pane. Di chi è questo pane? Mio. E ora il nostro? Il mio pane? Ehi, questo è per te. Grazie. E non piangere. Sono bambini come noi. Rivedranno i loro errori. Signore, mia madre è povera. E non ha nulla da darci da mangiare. Io domani vado a cercare lavoro. E affido tutto nelle tue mani. Comprate le galline! Buongiorno a voi signore, o signoria, per te mi sembra un po' esagerato. Assieto. Chi sei tu? Filippo Giacomo. Filippo Giacomo, è un cognome, ce l'hai? Amoruso. Filippo Giacomo Amoruso. Amoruso. Ah, certo. Il figlio di donna Arcangela. Povera donna. Deve portare avanti una casa da sola. Vabbè. Dimmi, in che cosa posso aiutarti? Cerco lavoro. Mia madre non ce la fa più. È sola. Noi siamo in tre. Posso lavorare da voi. Ma secondo me, io effettivamente un apprendista ce l'ho. Però a donna Arcangela non si può negare un favore. Come ti chiami? Filippo Giacomo. Allora, Filippo Giacomo, facciamo una cosa. Domani mattina ti presenti alle 8 puntuale, però. Vediamo se diventi un bravo calzolaio come era tuo padre. Alle 8 puntuale. Vattene a casa. Grazie, grazie. Prego, prego. C'è Petito, figlio mio. C'è Petito. Mamma, mamma, ho trovato lavoro. E dove? Da Mastro Cefirella. Sia per l'amor di Dio, o ci abbattere come a tuo padre. Questo sta
stato tuo padre di lassù. Vita mia. Filippo Giacomo, tutto bene? Sì, tutto bene, sto lavorando al cuoio. Un attimo che prendo una cosa. Ma no, già ho tagliato la scarpa! Ma cosa hai combinato? E allora, che è successo? E che combinaste? Ma hai preparato una scarpa! Ma tu non sai il valore che ha questa scarpa! Ma me ne impezzerò! Queste sono pazze! È solo fantasia, sicuramente. Hanno cancellato scarpa. Da te, Olivo, simbolo di pace, prendo esempio per questo mio cammino, che tu possa portare speranza e fede a chiunque ti incontri, che il tuo tronco possa servire da corazza, e le tue radici siano amore eterno verso nostro Signore Gesù Cristo. Sono qui, mio Dio, ed obbedisco. Ed è qui che lascio il segno del mio amore per chiunque mi seguirà. Quel che agli uomini appare come frutto del caso, nel disegno di nostro Signore è un mosaico perfetto. Filippo Giacomo va incontro al destino preparatogli da Dio, realizzando il proprio desiderio di ripercorrere le orme di San Francesco d'Assisi. Arrivo. Avete saputo? Il padre provinciale verrà a trovarci, dopo tanto tempo. Ma davvero? Sì, arriverà nel pomeriggio, per stare insieme a noi, frati e fedeli.
Prepariamoci allora per il suo arrivo. Fra Giovanni. Sì? È ora della messa. Arriva subito. Filippo Giacomo, di nuovo qua sei. Ma che è successo? Fra Giovanni, io voglio essere un frate e seguire l'esempio di San Francesco d'Assisi. Fatemi entrare in convento. Ma sembra lo stesso discorso, figliolo. Noi siamo tanti. Tu sei troppo grande, non è possibile. Va bene, continuerò a fare il mio lavoro. Sia per l'amor di Dio. Signore, domani incontrerò il padre provinciale. Affido tutto nelle tue mani. Sia fatta la tua volontà. Padre provinciale. C'è un giovane che vuole parlare con voi. Facciamolo parlare. Padre provinciale. Dimmi, figliolo. Non so da dove iniziare. Ho bussato tante volte in convento, però è come... Lo so, dai, dimmi. Io... Figliolo. Io desidero prendere voti. Ah, vuoi diventare frate Cappuccino? Lo so già, mi hanno detto anche questo. Confidiamo nelle grazie del Signore, figliolo. Adesso vai, va. Vai. A prendere le tue cose. Come a prendere le tue cose? Recati a Mistretta per il noviziato. Grazie. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Mi mancherete. Vi chiedo perdono per tutte le mie mancanze. Ma il Signore mi ha dato una strada da seguire. Pregherò per voi e che Dio vi accompagni per ogni passo che fate. Vai, Filippo. Hai sempre voluto questo. Sapremo cavarcela. Tu continua la tua strada. A presto. Filippo. Allora vai via. E dimmi, tornerai? Certo che ritornerò, appena finito il noviziato. Mi raccomando, Angioletto, comportati bene. E soprattutto, aiuta la tua famiglia. Va bene, Filippo. Farò come dici tu. Aspetterò che ritorni. E vedrai che avrò anche un lavoro. A presto. Ci ritroveremo. Che il Signore ti accolga tra i suoi eletti. Amatevi gli uni con gli altri, così come io ho amato voi, dice il Signore. Beati coloro i quali hanno una condotta senza macchia, dove regnano carità e amore. Lì c'è Dio. Spogliati dell'uomo vecchio e dei suoi peccati e rivestiti dell'uomo nuovo.
il tuo nome d'ora in poi sarà Felice. In onore di San Felice di Cantalice, il primo santo del nostro ordine. Signore, accogli questo umile servo, Felice, che viene a te. Preservalo dalle insidie del demonio. Accoglilo e fa che possa godere in eterno della tua benevolenza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Signore, benedicimi e concedimi una notte serena e una beata fine. Fratelli, siate misurati e vegliate, perché il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente, si aggira tra di voi cercando chi divorare. Resistetegli, resistetegli con la forza e la purezza della vostra fede. E nell'attesa che calino le tenebre della notte, invochiamo, Creatore, la tua protezione. Da questo momento inizia il tuo cammino, fra Felice. Che il Signore ti benedica. Anna, per fortuna vi incontrate. Se vedete donna Carmela, ditele che io e mio fratello stiamo partendo in cerca di lavoro. Qui non abbiamo più nulla. Buona fortuna. Grazie. Maestro! 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 Che succede, figlioli? Felice. Felice cosa? È da una settimana che si rifiuta di mangiare. Vi prego, maestro, fate in fretta. Andate, lasciate fare a me. Figliolo, figliolo. Figliolo, ma sei sicuro che il Signore voglia da te questo? Maestro, solo così mi sento vicino al Signore. Così mi sento il suo cospetto. Sì, ma il Signore non vuole che tu umili soltanto il tuo corpo. Il Signore vuole che tu sia felice nell'aiutare il prossimo. Vuole... Maestro, aiutatemi voi a capire cosa vuole il nostro Signore. Noi siamo mandati su questa terra da nostro Signore. Come pastori serviamo a tenere unite le greggi, ad aiutare
chi ci chiede un aiuto, chi ci tende la mano, dobbiamo prenderla, portare il suolo sotto i piedi di chi il suolo non sente. Figliolo, abbi fede e il Signore ti manderà un cenno. Signore, manda questo segno. Chiedimi. Figliolo, il Signore non chiede. Il Signore ascolta. Ascolta tutti. Anche tu. Impara ad ascoltare. Ascolta e vedrai che sentirai. Signore, fammi sentire la tua voce. Manda il tuo Santo Spirito. Usa il tuo servo. Nell'anno passato come novizio a Mistretta, Fra Felice conferma la sua irriducibile volontà di avvicinarsi a Dio, sottoponendosi ad estenuanti penitenze come i lunghi periodi di digiuno, trattenendo tra i denti un duro sasso. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Padre Michelangelo. Fratello, è un anno che sei con noi. Hai superato molte prove, sacrifici, penitenze. Sono orgoglioso di te. È proprio per questo che sono qui per darti una bella notizia. Una bella notizia, Padre Michelangelo? Sì. È giunto il giorno in cui puoi prendere i voti e diventerai anche tu un frate. Entrerai nel nostro ordine. Sarai affidato al convento di Nicosia, la tua città, il convento dove hai sempre bussato. Lì, ad attenderti, ci sarà Padre Macario. Sarà la tua guida spirituale e dovrai dargli obbedienza. Nicosia, finalmente. Fratello Felice, ti auguro un sereno cammino di fede. Noi tutti sentiremo la tua mancanza. Spero un giorno di poterti rivedere. Caro fratello Diodato, ogni volta che mi metterai nelle tue preghiere, io sarò al tuo fianco. Lo farò. Mi raccomando, quando arrivi, salutami tanto Padre Macario e tutti i nostri fratelli. Ti prego, ci tengo molto. Sarà fatto. Benedite. In nome di Dio ti benedico.
cammina, vai. Cammina, oh, camorria. Brigati. Cosa pensi che il peso che c'è sulle spalle tu se lo porti il mio asino, ah? Camorria, oh. Alzate. Buon uomo, carico io il vostro peso. Donna Carmela! Filippo, sei un frate! Sì. E come devo chiamarti? Fra Felice. Fra Felice da Nicosia. Ho appena bussato, non c'è nessuno. No, i tuoi fratelli sono andati lontano in cerca di fortuna. Erano rimasti soli. Capisco. Che Dio li aiuti. Pregherò sempre per loro. E anche per voi. Tu sei Cettina? Sì. Sei cresciuta. Pace bene. Fate bene. Fratello, chi siete? State su. Sono fra Felice. Bene, vi aspettavo. Io sono padre Macario, il guardiano del convento. Vi porto i saluti del padre provinciale e di padre Michelangelo. E di tutti i frati del convento di Mistretta. Grazie. E ditemi, adesso che siete qui tra noi, avete qualche desiderio da esprimere? Sì. Che facciate di me l'asino del convento. E per quale motivo? Perché non merito null'altro. Se è questo quello che volete, entriamo. Voglio presentarvi gli altri fratelli. Grazie. Fratelli, da oggi nel nostro convento abbiamo un nuovo frate, Fra Felice. Pace e bene. Benvenuto. Pace e bene. Benvenuto. Pace e bene. Benvenuto. Benvenuto. Pace e bene. A proposito del tuo desiderio, lui è quello smemorato di Frate Benedetto, il capo questuante. Sì, Fra Felice, io sono il capo questuante e ho l'incarico di indicarti, secondo il regolamento dei conventi, la disposizione, i luoghi dove tu dovrai fare la tua questua. Le mie orecchie sono rivolte a te, fratello mio. Felice, tu sai bene che il ricavato della questua serve per sfamarci. Siamo poveri, ma mai deve venire meno la carità per i fratelli. Perciò mi raccomando, non sconfinare mai dalle zone che ti indicherò. Anche i frati degli altri conventi hanno diritto a sopravvivere in questi tristi tempi. Ti ringrazio, fratello mio. Farò tesoro dei tuoi consigli. Ed ancora, ricordati, capiterà alle volte di non avere una buona accoglienza. Ti tratteranno male, ti cacceranno via. Ma tu devi sempre conservare la tua serenità nel cuore. Devi essere misericordioso, con il sorriso sulle labbra. Devi vivere con quella perfetta letizia che ci insegnò il serafico padre San Francesco, sempre, in ogni circostanza. Ti ringrazio, Fra Benedetto. Adesso vai a riposare. Comincerai presto il cammino per la questua. Sia per l'amor di Dio.
Fa felice, questo è per il convento. Grazie, Dio ti benedica. Prego. Lasciate che vi dia del tabacco. Grazie, pace. Pace bene. Pietro, amico mio! Fra Felice! Ma come mai da queste parti? Quando mi trovo in questa zona per la questua, mi fa sempre piacere venirti a trovare. Grazie. Poco fa un benefattore mi ha donato del pane. Un po' per il convento e un po' per te. Grazie. No, 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 Pietro, ti prego. Ti prego. Per me è un dovere. Grazie. Mettiamoci in preghiera. Andiamo. Padre nostro, tu che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Ma che fai? Ma che fai? Non ti va più quel fratello, sei un ladro! Per un padre caro! Sei un pazzo, anche la basta, gente! Padre, madre, caro, ma tu padre! Pace, Signore, pace. E ringrazio il Santo Cristiano. Grazie, Fra Felice. Finalmente avete riportato un poco di serenità. Ma vi prego, accettate qualcosa. Un poco d'uva, come gesto di riconoscenza. Sì, per l'amor di Dio. Questo sarà un dono per i miei angioletti. Grazie, grazie, Fra Felice. Andiamo, madre. Belli, bambini miei, belli, belli. Fra Felice, sei venuto a trovarci? Come mai da queste parti? Sapevo che sarebbe stata una bella giornata. Guardate, bimba. La generosità dei benefattori e la provvidenza di Dio ci hanno fatto dono di questa bellissima uva. Tieni. Tieni. Guardate che buona, mangiala, sì. Mangiala. Buona! E tu che sei la più piccola, ti segno con la benedizione particolare. Tieni. Ora ringraziamo il Signore perché è buono. Facciamo un segno della croce. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Bene, bambini, io ora devo andare. Mi raccomando, fate bravi, eh? Ciao. Ciao, Fra Felice. Pace bene. Ciao. Bene, Don Vittorio. Adesso starà per arrivare. Ecco Fra Scontento. Fra Felice, come state? So che siete stato fuori. Sì. Sono stato fuori per la questua. Tanti poveri hanno bisogno di noi. Beh, ora io vado. Mi aspettano le preghiere. Vai. A presto, Fra Felice. Don Vittorio, mi raccomando, le sue visite devono essere solo ed esclusivamente naturali. Non dovete mai far pensare che siete qui per quello che sappiamo noi due. State sereno, padre Macario. Il mio sarà un lavoro che non immaginate neanche. Nulla sarà per caso. Ritrarrò Fra Felice con un disegno vero e originale. Bene. Ho fede nel vostro silenzio. Nobile signora, benvenuta in questo luogo di grazia. Mi presento. Sono la moglie del principe Pietro Valguarnera e vengo da Palermo. Onoratissima. Ho sentito parlare delle proprietà miracolose di quest'olio e mi sono precipitata per vedere con i miei occhi questo luogo. Curiosità.
Io invece sono qui per mia figlia. Ha una grave malattia alla pelle. L'ho portata dai più grandi luminari dell'isola e nessuno l'ha guarita. Adesso non mi rimane altro da fare che rivolgermi alla Beata Vergine Maria. Guardi, guardi chi c'è. Vedo solo un umile frate cappuccino. No, no, non è un semplice frate. È Fra Felice da Nicosia. Dicono sia devotissimo alla Beata Vergine Maria. Quando si trova nei paraggi per la questua, viene sempre in questo luogo. Ma cosa sta facendo? Fra Felice è solito distribuire delle striscioline di carta con scritto il nome della Madonna e alcune frasi. Addirittura ad alcuni ha consigliato di ingoiarli e sono guariti dai loro mali. Guarda, sta venendo verso di noi. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Per favore, qualcosa per il convento e per i poveri. Madre, diamo qualcosa a questo frate. Questo pane è ancora caldo, ma sappiate che ve lo dono con il cuore. Grazie. E che il Signore vi benedica. Perché piangete? Il nostro fratello sta morendo. Perché questa sofferenza, poveretto? Non piangiamo. Lui lo sente. Stiamo lì accanto. Posso entrare con voi? Sì, entrate, entrate. Grazie. Prendete un po' d'acqua con un cucchiaio. Ci penso io. Datemi un po' d'acqua. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. State serene. Tra non molto starà bene. Continuate a pregare. Si è mosso! Non ci posso credere. Guardate. Lo sapevo. Lo sai che chi rompe paga e paga con la penitenza. Lo so. Pazienza. Se devo farlo, lo farò. Non preoccupatevi, porterò io il peso della vostra penitenza. Voi siete troppo vecchi per sopportare questo peso. Ma no, fratello, lasciate stare. Per favore, fatelo. Grazie, fratello. Pace e bene. Pace e bene.
Cosa c'è, frate Carmelo? Padre Guardiano, ho visto Fra Felice disteso a terra con le braccia spalancate davanti al Santissimo Crocifisso. Mi ha preso un colpo. Ne sapete qualcosa? State tranquillo. Anch'io l'altro venerdì l'ho trovato a terra disteso. E quando poi si è alzato e ho chiesto, sapete cosa mi ha risposto? Il nostro Signore Gesù Cristo è morto di venerdì. E allora io tutti i venerdì di Quaresima sto lì in penitenza. Andate, frate Carmelo, andate. Fra Felice! Fra Felice! Cosa succede, donne? Chiamateci Fra Felice, per piacere. Padre Macario! Ci sono due donne che cercano Fra Felice! Frascondendo! Frascondendo! Sali in portineria che ti cercano! Fra Felice, nostro fratello è guarito. È guarito come avete detto voi. Vedete, il Signore non ci delude mai. Questa è una grazia. Grazie, Fra Felice. Sorelle, ringraziamo il Signore. Buongiorno, donna Sofia. Buongiorno, donna Nicolina. Che novità mi porti oggi? Di nuovo Fra Felice. Di nuovo cosa? Ha fatto un altro miracolo. Suggestione, mia cara. Questa si chiama suggestione. Appena si scoprirà il segreto di Fra Felice, tutto finirà. Credetemi, donna Nicolina. Fra Felice è un uomo di Dio. Credetemi. Mi sembra esibizionismo. Ha ragione padre Macario quando lo chiama Fra Scontento. Parlate così perché non l'avete mai incontrato. Fra Felice è umile, di un'umiltà disarmante. Non pensa, non parla, non si lamenta. Ha lo sguardo sempre fisso in Gesù. Sembra quasi innamorato. Tenetevi il vostro santo. Io voglio godermi le mie ricchezze. Poi se ne parla. Buona giornata, donna Nicolina. Buona giornata. Felice! Fra Felice! Padre Macario! Padre Macario! Chiamatemi Padre Macario! Cos'altro c'è? Padre Macario, abbiamo bisogno di voi nella cella di Fra Felice. Ancora! Fra Scontento, cosa succede qui dentro? Lì, in quell'angolo, c'è qualcuno. Qualcuno chi? Se siamo solo noi frati dentro la tua cella. Vi dico che era lì, un giovane, indossava degli strani abiti. Mi guardava. Padre Macario, cosa possiamo fare? Intanto mettetelo sul suo letto e poi tu mi vai a chiamare Don Nicolò. Va bene, padre Macario.
Don Nicolò, entrate. Padre Macario. Padre Macario, sta veramente male e ha bisogno di cura. Non ci abbandoni, Don Nicolò. Sia tranquillo, io verrò ogni giorno. Grazie, grazie. Tu intanto stai qui, non muoverti, non lasciarlo da solo. Come volete voi. Regina Monti Dignissima, Maria Virgo Perpetua, intercede pro nostra pace et salute quae genuis Christum, Dominum Salvatorum, Omnium. O Madre Celeste, perdonaci e perdona me per tutti gli errori commessi e veglia su di noi, sui nostri conventi e sui frati. Ave Maria, piena di grazia. Non sarai più la mia compagnia, ma sarai il dono per l'amico mio Fra Felice. Pietro, ho saputo che stavi male e sono venuto a farti questa visita. Ti ho portato questa colomba, che era quella che mi faceva tanta compagnia all'ermo. Però le ho tirato il collo perché sono sicuro che tu non l'avresti fatto. E così la puoi mangiare e sentirti un po' meglio. Tieni. Mi dispiace che ti sei privato della tua unica compagnia. Quando mi riprenderò, verrò a trovarti. Grazie. Ora devo andare all'eremo. Che Dio ti benedica. Sia per l'amor di Dio. Oh, povera creatura. Lo so che quello che ti ha fatto è stata a causa mia. Tu sei segno di semplicità e ci ricordi lo Spirito Santo. Io, nel nome del Signore, ti prego, ritorna a vivere. La mia colomba! Fra Felice! È difficile per me spiegare la totale obbedienza di Fra Felice e le sue virtù eroiche, né so dire dove io abbia trovato la forza per mostrarmi a lui sempre con durezza, spesso umiliandolo, solo al fine di spronarlo sulla via che conduce a nostro Signore. Ecco Fra Scontento. Fra Scontento, niente portato dalla questa. Ho donato tutti i poveri.
Visto che hai fatto un bel regalo ai poveri, ora fanne uno anche a noi. Noi non siamo poveri. Forza Santonazzo, ma veste del buffone. Fanno a divertere. Camina. Quale buona nuova per questo incontro? Devo dirvi una cosa bellissima che mi ha segnata. E che sarà mai? Parlate, madre. Vi ascoltiamo. Fino a qualche giorno fa ho peccato di pensiero. Ma adesso, dopo quello che hanno visto i miei occhi, non ho più dubbi. Aggiungerò alle mie preghiere Fra Felice. Fra Felice? Il fraticello che abbiamo a Nicosia? È un uomo di Dio e ho assistito ad un suo miracolo. Aveva ragione, donna Sofia. Dobbiamo essere felici di averlo vicino. L'avevo detto io. L'ha messo banale. Nascondendo. Togliti sto cappello. Mettiti questo in testa. Anzi, mettici della cenere. Te lo metti in testa. E comincia a ballare e a gridare. Ricotta fresca, ricotta bella. Fanno il ridere, nascondendo. Ricotta fresca, ricotta bella, ricotta fresca. Oh, Gesù mio, Gesù bello, vieni da sto cuore ingrato, perché quando campo, camperò contento, ma quando muoro, morirò beato. Santonazzo, santone del convento, sei un asino del convento! Sei un buono a nulla! Vattene nella stalla, vattene a mangiare! Ma è ricotta! Padre Macario, ma è un miracolo. Segretario, scrivete. Come volete voi, Vostra Altezza. Reverendo Padre Macario, abbiamo tanto sentito parlare di Fra Felice. È arrivata voce fino a Palermo e noi, in qualità di viceré, vogliamo venire al vostro convento per conoscere Fra Felice. E vedere qualche segnale che confermi tale miracoloso operato. Dobbiamo prepararci all'arrivo del viceré. Padre Macario, sta arrivando Sua Altezza, il viceré. Annunciamo l'arrivo del viceré di Palermo. Date il benvenuto al viceré. Reverendissimo Padre Macario, avete ricevuto la mia lettera, quindi. Sapete già il motivo della mia visita? Certo che sì. La stavamo aspettando, Sua Altezza. Vedo anche che siete in ottima compagnia. Sono felice. Fratelli, Sua Altezza sarà stanco del viaggio. Lasciamolo accomodare all'interno del nostro convento. Sua Altezza?
Frascontento. Sua maestà ha sete. Prendiamo un po' d'acqua dal nostro pozzo. Ma manca il seggio. Dietro di te c'è un paniere. È la stessa cosa, frascontento. Come volete voi, padre Macario. Frate Giovanni, un bicchiere per sua maestà. L'acqua si contiene nel paniere. Frate Alberto, togliete il paniere dalle mani di Frascontento. È un miracolo. Fra Felice, pregate per tutti noi. Sarà fatto. Sì, per l'amor di Dio. A te, Caruso, vieni qua. Mia. No, all'auto del lato, vieni qua. Mia? Sì. Chi vuole? La pigliamo un bicchiere d'acqua che sogna affannata e hai sete. Avevi sete? Hai sete. Ma perché non si alzava per la fontana? È certo che se Fra Felice non nascondava a padre Macario, il re restava morto di sete. Auto, che miracolo do panaro. Ma come si dice? Morto un re, se ne fa un altro. E cammina, cammina. Amore, ne va. Come a m'accomenare queste carose d'ora. Ma chissà come sta Fra Felice. Cosa cerchi, donna? Cerami infestata dalla peste. Cosa posso fare per aiutarti? Per favore, padre, mandate Fra Felice a far benedire tutti. Tante donne e tanti bambini stanno morendo. Stai serena, lo faccio partire subito. Frascontento, so che sei stanco ed ammalato, ma devi andare a Cerano. Hanno bisogno di te. Io, per l'amor di Dio. Forza! Siete voi la donna che è venuta a cercarmi in convento? Sì, sono io. Abbiamo bisogno delle vostre preghiere. Stanno morendo tutti. Il mio bambino sta male. Guardate. Non disperate, donna. E siamo tutti nelle mani di Dio.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome e venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Ma non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Padre Magari. Fra scontento. Frate Francesco! Frate Francesco, venite! Fra Felice. Oddio! Padre Macario, cos'è vieni. Successo? Vieni, aiutami, portiamolo dentro. Ho saputo che c'è stato Fra Felice qui a Cerano. Come sta Nicola? Papà, sei tornato. Tu non ci crederai. Appena entrato Fra Felice, Nicolò ha cominciato ad aprire gli occhi. È vero, papà. Quel frate è stato molto buono con me. Facciamo una preghiera. Certo, amore mio. Pregherò sempre per lui e per tutti noi. Io lo sapevo che in lui c'era qualcosa di divino. Datemi le mani. Padre Magari. Padre Magari. Devo lasciare questo mondo. Chiedo la vostra benedizione. Ma che dite? Volete far pensare che conoscete l'ora della vostra morte? Sia per l'amor di Dio. Padre nostro, che sei nei cieli, santificato venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Cos'altro volete? Sino alla fine fate l'ipocrita! Padre Macario, vi prego, date la vostra benedizione. Ora basta con questa storia. Non potete dire voi quando dovete morire. Frate Annibale, andate a chiamare il dottore. Subito, Padre Macario. Santificate il tuo nome. Padre Macario, è arrivato Don Nicolò. Don Nicolò. Non vi è alcun battito nel suo petto. Padre Macario, ma Fra Felice è morto da alcune ore. Fra Felice, se è volontà di Dio, è vostra partire da questo mondo. Io vi do la mia benedizione. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Gesù morì. Ancora parla, fratello. Dio. Perdona. Fra Felice non è più tra noi. Oh mio Dio, come faremo adesso? Fra Felice. Ti terrò sempre nelle mie preghiere. Tante sono state le prove per la mia fede e il mio intelletto,
Ma con più chiarezza adesso io comprendo perché il buon Dio, dopo tutti questi anni, abbia voluto mantenermi in salute e straordinariamente giovane d'aspetto, per essere lucido nell'assolvere al mio compito e rimanere accanto a Fra Felice su quel duro sentiero da lui stesso scelto, facendosi ultimo fra gli ultimi. La storia conosce solo ciò di cui si ha memoria. Fissando con questo inchiostro ciò che è stata la vicenda umana di quest'uomo dei miracoli, la mia missione può dirsi conclusa. Fra Felice da Nicosia venne proclamato beato da Papa Leone XIII il 12 febbraio 1888. E Papa Giovanni Paolo II, nel corso del concistoro del 24 febbraio 2005, a stabilire la data della sua canonizzazione, che avvenne il 23 ottobre 2005, ad opera di Papa Benedetto XVI. Oggi ho la gioia di presiedere per la prima volta il rito di canonizzazione e proclamare 5 nuovi santi: Józef Pilczewski, Gaetano Catanoso, Zygmunt Gorazdowski, Alberto Hurtado Cruciada e Felice da Nicosia.